Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Oren e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una cheesecake con aspic di pesche. Sarebbe una specie di gelatina che contiene la frutta, nel nostro caso la pesca, e il suo sciroppo, dandogli un gusto favoloso in più. È una torta veramente bellissima e visto che siamo nel periodo estivo proprio ci calza a pennello perché è freschissima. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara. Per questa ricetta ci serviranno 240 g di biscotti digestivi, 100 g di burro fuso e 40 g di farina di mandorle. Per prima cosa prendiamo un sacchettino con la zip, lo apriamo per bene, ci mettiamo dentro tutti i nostri biscotti, chiudiamo la zip e li schiacciamo per bene con un mattarello finché non diventeranno una polvere. Apriamo il nostro sacchettino, poi ci mettiamo dentro la farina di mandorle e il burro fuso. Lo chiudiamo con la zip e mescoliamo con le mani come sta facendo mia mamma. Qui con noi abbiamo una teglia di 20 cm di diametro richiudibile, nella quale sul fondo abbiamo messo un foglio di carta da forno. Ora andiamo a mettere dell'acetato lungo i bordi. Adesso trasferiamo il nostro composto di biscotti nella teglia e lo schiacciamo per bene aiutandoci con un cucchiaio. Una volta livellato il composto lo mettiamo in frigo per 20-30 minuti. Per la farcia ci serviranno 500 g di yogurt alla pesca in pezzi, 500 g di mascarpone, 150 g di zucchero a velo vanigliato e 20 g di colla di pesce. Per prima cosa prendiamo la nostra colla di pesce e la mettiamo in un contenitore con dell'acqua freddissima e la lasciamo in ammollo per 10 minuti. Passato il tempo necessario prendiamo la nostra colla di pesce, la strizziamo con le nostre mani in modo da eliminare tutta l'acqua. Poi la trasferiamo su un pentolino e aggiungiamo 3 cucchiai d'acqua dove era stata la nostra colla di pesce. Fatto ciò passiamo il tutto sul fuoco finché non sarà fuso. Adesso lo mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Prendiamo una ciotola più capiente e ci versiamo dentro il mascarpone e lo zucchero. Lavoriamo il tutto con le nostre fruste per circa un minuto. Fatto ciò aggiungiamo il nostro yogurt e continuiamo a mescolare. Fatto ciò possiamo aggiungere la nostra colla di pesce fusa e continuiamo a mescolare finché non si sarà amalgamata. Ora non ci rimane altro che aggiungere la nostra crema allo yogurt al nostro composto di biscotti. Poi livelliamo per bene la nostra crema e la mettiamo nel frigo per 5 ore. Per l'aspic avremo bisogno di 550 g di pesche sciroppate, 330 ml di sciroppo di pesche, 70 ml di acqua naturale e 10 g di colla di pesce. Iniziamo tagliando le nostre pesche a fette molto sottili, poi le adagiamo su un piatto con della carta scottex. Dopo averle tagliate tutte, le andiamo a coprire con della carta assorbente e le mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Prendiamo la nostra colla di pesce e la immergiamo in una ciotolina con dell'acqua freddissima e la lasciamo in ammollo per 10 minuti. Ora facciamo lo stesso procedimento di prima, quindi strizziamo la nostra colla di pesce e poi la trasferiamo in un pentolino. Aggiungiamo 2 cucchiai dell'acqua in cui è stata la colla di pesce e poi passiamo il tutto sul fuoco. Una volta sciolto mettiamo il nostro composto da parte fino al momento del bisogno. È il momento di mescolare tutti i nostri liquidi, quindi prendiamo una tazza bella capiente, ci aggiungiamo il nostro sciroppo di pesche, l'acqua. Poi aggiungiamo la nostra colla di pesce fusa a filo e continuiamo sempre a mescolare finché non si sarà assorbita il nostro composto.
Ora iniziamo a creare il nostro aspic, quindi prendiamo 3 cucchiai dello sciroppo che abbiamo fatto in precedenza e lo mettiamo sopra la nostra crema allo yogurt. Poi la spalmiamo per bene lungo tutta la superficie. Aggiungiamo le nostre fette di pesca dalla metà una sopra l'altra in modo da sovrapporle. Ecco qui la nostra torta, ora la mettiamo 10 minuti in frigo così si assesta per bene. Passati 10 minuti possiamo aggiungere il nostro sciroppo, prima cucchiaiate in modo da riempire tutti i buchi, poi invece lo andiamo a trasferire completamente. Ci aiutiamo con il cucchiaio. Adesso possiamo coprire la nostra teglia con della pellicola alimentare trasparente e la mettiamo nel frigo a riposare per tutta la notte. Il giorno dopo, con calma, andiamo a togliere la nostra teglia e subito dopo anche l'acetato, con molta delicatezza. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta, ragazzi! Guardate che meraviglia! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci andiamo a gustare questa meraviglia di una torta. Questa torta è veramente buonissima. C'è la parte croccante e burrosa che è conferita dai biscotti alle mandorle. Poi c'è quella cremosa che viene conferita dallo yogurt e dal mascarpone, che contiene dei pezzi di pesca e si va proprio a esaltare il gusto. Infine c'è l'aspic alla frutta, che sarebbe una gelatina contenente frutta e sciroppo di frutta, che va a esaltare il gusto di questo frutto dandogli un gusto fantastico in più. Poi ragazzi, come potete vedere, è veramente bellissima. Insomma ragazzi, una torta favolosa, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Arancianina.